Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata che cara a molti, è stata una bellissima iniziativa quella di trovarci oggi qui a presentare un testo molto bello dal titolo esemplare per prudenza e carità, lettere pastorali, omelie, discorsi e istruzioni di Giuseppe Benedetto Dusmet, benedettino arcivescovo di Catania e cardinale 1867-1894 di Gaetano Zitto. Figura a noi cara, un amico, un collega, uno studioso, un storico, bellano, sacerdote della nostra diocesi. Faccio fatica a mettere tutti gli attributi in fila o le apposizioni come potete immaginare. Amico caro, che ricordiamo sempre con grande piacere, con grande affetto, ma anche, mi permettete, sul piano personale posso dire essere presente sempre in mezzo a noi. A maggior ragione stasera, con questo lavoro postumo, ma che è frutto di una delle caratteristiche della sua vita, di una relazione amicale di coloro che hanno portato avanti il progetto, l'iniziativa e il lavoro di dare vita, di assemblare in maniera adeguata questo volume che racconta la storia di studio, la passione di una vita, quella per il Beato Dusmet, ma soprattutto racconta anche la vicenda dello storico in formazione, perché comincia molto presto che è tanzito ad occuparsi del Dusmet, e lo fa come si legge nella sua introduzione a questo lavoro in maniera inaspettata, e lo fa con grande amore, con grande dedizione, e lo fa per una vita, anche se si occupa anche di tantissime altre cose. Ricordiamo tanti suoi studi su versanti vari e diversi, la storia della Chiesa, era un noto archivista ecclesiastico, era la responsabile del nostro archivio diocesano, la sua attività è stata incessante, ma nello stesso tempo possiamo dire caleidoscopica, oltre che eclettica. Tanti interessi, tanta produzione, ma questo amore che per questo studio, per questa figura, che era amore che posso definire sul piano dello storico e dell'archivista dal tratto profetico, perché la figura del Dusmet è una figura che viene vista non soltanto per il pregio, per i contenuti della sua attività, della sua figura nella città di Catania, non soltanto come religioso, ma soprattutto come una figura che si è integrata nel territorio in cui ha operato e che ha molto da dire e molto da raccontare ancora oggi. Dice Gaetano Zito nella sua introduzione: la mia vita è stata segnata dalla presenza di Dusmet. Va colto nel riflesso ecclesiale che i testi edili permettono di cogliere. La lezione di Dusmet contenuta in essi è anche la riconsegna di un'approfondita conoscenza da veicolare ancora nelle comunità ecclesiali della Chiesa di Catania e non solo, e di una corretta via per la devozione nei suoi confronti. Queste sono le sue vive parole, e stasera ne parleremo in maniera più diffusa con l'abate Orzone, con San Martino De Scalfi, con il professore Sergio Tanzarella, con una conclusione del nostro arcivescovo. Do subito la parola a Redizione per raccontare un po' la genesi di questo lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Soltanto ecco, parlo un po' a nome del gruppo, di come dire, sì, studiosi, ma soprattutto amici, perché nessuno di noi era in realtà storico della Chiesa come padre Gaetano Zito, intendo dire. Monsignor Consoli, che è stato un po' il coordinatore ecco, del lavoro, Madre Cecilia Lamele, ecco, e poi anche altri che
che si sono unite e hanno in qualche modo favorito questa migrazione, un atto dovuto. Ecco, non solo a padre Gaetano, a quale tutti in qualche modo siamo legati, abbiamo un debito di coscienza, ma anche alla figura, ecco, del beato Giuseppe Benedetto. L'opera è un'opera che in qualche modo chiude il cerchio della scientifica, Don Gaetano Zito, un'attività scientifica iniziata più di 40 anni fa, che poi è molto, come dire, una prima pietra miliare nell'applicazione della cura pastorale, sua tesi dottorale. La cura pastorale a Catania negli anni di Scopato Busnito, pubblicato nel 1987, già in precedenza, che era stato pubblicato in articolo. E un'opera che doveva vedere la luce in occasione del bicentenario della nascita nell'anno 2000, nell'anno 2018. In realtà ci sono state tutte una serie di problemi, cioè poi sono impegni, poi soprattutto dalla malattia che è sopraggiunta e questo impedito, come dire, la pubblicazione in quell'occasione. C'è stata però, ecco, la sorella, c'è stata, come dire, l'attenzione da parte appunto delle monache benedettine, presso il quale è stato per tanti anni, c'è stata la sollecitudine dell'arcivescovo, ecco, Monsignor Ruggero, che ha spinto appunto per la realizzazione di questo. A dire la verità, il lavoro, quando ci è giunto nelle mani, insomma, non è sembrato assolutamente semplice, che si trattava di tante volte file in cui erano abbozzati intorno ai capitoli, alcuni avevano un testo piuttosto sviluppato, altri erano soltanto in qualche modo accennati, c'erano dei riferimenti, insomma, lo scoraggiamento non mancava, quasi iniziale. Sotto questo punto di vista, invece, devo dire che il Monsignor Bronzo, tra l'altro, della sua esperienza, ha saputo prendere, ecco, la situazione in mano. Devo dire, ha incoraggiato innanzitutto noi per poter fare questo lavoro. C'era la presentazione, l'introduzione già scritta, c'era l'indice già stilato, come anche la biografia, e il criterio in qualche modo è stato tenuto in conto per poter, come dire, dare una forma editata al testo, è stato sostanzialmente quello di colmare tutte le lacune, non solo con le indicazioni che già Don Gaetano aveva in qualche modo fornito, ma soprattutto, ecco, zito, completare zito per zito là dove era possibile, rispettando, ecco, il più possibile, cioè quella che era l'intenzione dell'introduttore. Naturalmente, là dove si è intervenuti redazionalmente, allora abbiamo indicato in nota quello che è stato fatto, delle note diverse, nel punto in cui c'è l'indicazione, che è una nota del curatore, faccio così, ad esempio, pagina 56, l'autore avrebbe voluto suddividere la biografia in due capitoli, prima e dopo la nomina d'arcivescovo. Data l'incompletezza della seconda parte, si è preferito mantenere un solo capitolo con la numerazione dei paragrafi. Questo è, come dire, uno ecco, delle note che fa capire il lavoro che abbiamo fatto per cercare di mantenere l'unità e la coerenza del testo,
presentandolo in maniera accettabile, oppure o altre note, quella di pagina 100, in cui si dà un breve sommario dei punti che lui aveva indicato da sviluppare e che sono stati sviluppati soltanto in piccola parte, alcuni dei titoli, non tutto, nella sua interezza. Ecco, soprattutto utilizzando quanto è stato già da lui pubblicato e indicato nella stesura che ci in qualche maniera. Ne risulta un testo che è un testo aperto, non è un testo chiuso, è un testo aperto perché molti dei punti che avrebbe voluto sviluppare Don Gaetano non è arrivato a tempo a poterli sviluppare. Per esempio, lui, se li abbiamo riportati nell'appendice 4, le 12 piste in ricerca che aveva in qualche modo già abbozzato in maniera sommaria e che certamente danno materia per gli studiosi a venire. Però ci sono, almeno io sappia, allo Studio Teologico San Paolo, due tesisti stanno preparando la propria tesi proprio su Dusmet, come anche altri studiosi, può essere utile in questo senso. Non so, per esempio, i modelli pastorali a Catania, cui è notato mettere a confronto il pensiero e l'azione di Dusmet, di Imbrano e di Tullio Allè, la devozione mariana a Catania, la sua carità dall'Eucaristia, l'Eucaristia per la carità, l'Eucaristia da adorare, da vivere nella vita cristiana, nella forma anzi della carità, individuare lui le fonti alle quali si rifà, trovarne il pensiero, così anche nelle lettere pastorali. E questa era la seconda parte, lavoro che lui avrebbe potuto svolgere e che è rimasta in qualche modo mutila, soltanto appunto è stata abbozzata, il capitolo siamo riusciti in maniera a recuperare. Sulle coordinate teologico, sulle coordinate teologico-pastorali. Sono 12 piste di ricerca che mantengono tuttora il libro aperto. Una cosa importante che certamente il lavoro di Padre Gaetano ci insegna, oltre alla raccolta sistematica di tutte le sue istruzioni, lettere pastorali, teonimie, e il fatto che ce ne siano diverse che erano sostanzialmente inedite, molte appunto erano allo stato autografo, state scritte o scritte o stampate, soprattutto quelle immagini del 79, immagini del 88, immagini dell'89, lui il cardinale Dusmet scriveva una lettera pastorale in occasione di ogni mese di maggio per la donna, e altre allocuzioni e soprattutto diverse omelie che ci consegnano, come dire, un'immagine tutto del cardinale Dusmet, e seguono anche, come dire, ecco, fatte naturalmente le giuste considerazioni in merito al fatto che è figlio di un libro sui temi, di una determinata, dire, mentalità, ma ci consegna un ritratto di alta levatura spirituale. E quindi il lavoro per gli studiosi, appunto per le piste di ricerca che ha e che in qualche modo, ecco, offre proprio da percorrere, lavoro, come dire, anche importante dal punto di vista spirituale. Non c'è, penso, altro da dire.
questo è soltanto il lavoro che abbiamo fatto veramente con uno spirito di riconoscenza e di debito nei confronti di padre Gaetano, al quale ci legava tanto affetto, oltre che un'affinità di intenti e di riconoscenza anche per il nostro beato Giuseppe Benedetto. Grazie. Adesso che di questo volume ti do tre parole anch'io, perché mi sembra giusto anche dare una preview di quello che ci sta dentro, anche se padre Vittorio ha detto già abbastanza, però velocissimamente si compone di 5 capitoli, così è stato organizzato il materiale che i curatori hanno cercato di, come dire, collazionare all'interno di questo volume. Una prima parte che costituisce la biografia con tre appendici, ecco, una parte forse singolare di questo volume originale sugli appendici, una qualche resta dell'eredità materiale, le bolle pontificie con la nomina del Tusmet, una cronologia della vita che aiuta anche a conoscere meglio la fisionomia e restituire la fisionomia di questa figura. Il capitolo secondo, che raccoglie le coordinate teologiche e spirituali e le direttive pastorali, con un'appendice quarta, dove stanno proprio le 12 piste di ricerca di cui si parlava poc'anzi. Un terzo capitolo che parla invece di Luigi Taddeo Della Marra, che è una figura segretariale ma non marginale nella vita del Tusmet, che ha dei grandi meriti e dei grandi talenti, che risulta centrale nella sua opera, anche di restituzione di materiali letteraria, se vogliamo. Al capitolo 4, la raccolta delle 33 lettere pastorali, che rappresentano lo sforzo forse filologico e di restituzione di un lavoro anche autografo di non poco rilievo. Il capitolo 5, che raccoglie omelie, circolari, istruzioni in tutto 38 documenti, chiude il volume un apparato iconografico che è composto da 11 bellissime foto e una bibliografia che non è così muta, silente, ma è ragionata sui fondi e sui luoghi. Adesso cedo subito la parola al professore Sergio Tazzarella, ordinario di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e professore presso l'Università Gregoriana di Roma. A lui ringraziamento e grado a nome di tutti per aver accolto nella preziosissima collana I Cristianoi, una collana a molti storici del cristianesimo e della Chiesa di tutta Italia molto cara. È un luogo di grande incontro, se vogliamo, di relazione accademica ma anche umana e amicale, perché ospita ricerche che sono trasversali e che ha dato spazio anche a molti giovani ricercatori e anche a dei lavori seminari, ma soprattutto anche dei lavori che hanno visto studiosi confrontarsi a più livelli. Credo di poter fare nome mio, ecco, che adesso perché solo perché ho la parola di ringraziarlo pubblicamente per questo atto di amicizia nei confronti di Gaetano Zito, ma anche e soprattutto del suo lavoro. Se ti cedo subito la parola. Grazie, molte grazie, grazie di questo invito, questa possibilità che mi è stata data. Loro, molti dei presenti, hanno avuto Gaetano come amico e come collega. Io sono stato soltanto un suo collega, ma penso che abbiamo avuto reciprocamente molta stima, ne ho avuto più prove, sia perché abbiamo lavorato insieme nell'associazione dei professori di storia della Chiesa, sia in altre circostanze. L'ultima prova la ebbi quando in Gregoriana mi raggiunse, or sono quindicina quasi di anni fa, un giovane prete di questa diocesi. Si presentò a nome di Gaetano e mi disse: il professor Zito mi manda da lei e lei mi deve seguire. Era appunto, immagino, avranno capito, Giovanni Mazzeppi, sacerdote di questa diocesi, ottimo giovane, diventato poi un ottimo studioso, e questa scelta di Gaetano gratificò molto, mi sorprese perché noi siamo molto vicini ai professori. L'aveva mandato a me, ma sono stato contento, anche orgoglioso di questo riconoscimento. E poi
Oggi noi siamo qui per ricordarlo a partire da questo suo libro. Devo dire, è veramente singolare. È singolare che la diocesi abbia deciso di pubblicare questo libro, tanto prezioso, perché nelle diocesi normalmente la storia della Chiesa non gode grande spazio. E averlo fatto è un gesto che mi ha molto colpito, soprattutto quando ho saputo che lo volevo pubblicare nella piccola collana. Questo è l'88° volume della collana. Abbiamo cominciato nel 2005 e ogni 80 giorni pubblichiamo un libro. L'abbiamo fatto di proposito, era una mia idea, una fantasia, di mostrare come nel mezzogiorno si potesse fare ricerca scientifica di buon livello, senza nessun appoggio e comparaggio, con una casa editrice, come non lo sa, come anche siciliana, di Trapani. E questo lavoro direi che completa il fondamentale studio delle origini, quello del 1987, sulla cura pastorale a Catania. Ma in questo lavoro si intravede, anche se non è stato concluso, la maturità del ricercatore e la passione dello storico. Uso volutamente la parola passione, che non è una parola propriamente accademica, ma mi sembra che sia veramente la parola più indicata per ricordare Gaetano. Perché? Perché è una parola efficace, che fa comprendere il nostro mestiere, comprendere lo spirito che animava Gaetano come storico. Io non ho titolo, non è questa sede per parlare di noi come presbiteri, no? Ma certo deve essere ricordato come in lui le due vocazioni non si sovrapponevano, ma si integravano, il presbitero e lo storico. Questa è l'idea che per l'età non ho elaborato oggi, venendo qui, ma negli anni della nostra conoscenza. E la sua vita contraddice quanti cercano giustificazione all'abbandono degli studi e della ricerca. Ho diversi studenti, ex studenti, molto capaci, i quali poi a un certo punto mi dicono: professore, non posso continuare a far nulla perché l'attività pastorale, che certo è intensa, mi schiaccia completamente. Ecco, in Gaetano, che ha avuto un'intensa attività pastorale, la ricerca scientifica è continuare lo stesso. Questo dipende anche dalle grandi capacità che avevano, non sono di tutti, ma probabilmente anche da una scelta morale di non mettere da parte quello che è l'elemento fondamentale, che è quello della formazione ricevuta, e anche dell'impegno personale, ma anche delle diocesi o degli ordini religiosi, a formare, in questo caso, uno storico. Mentre tutto questo talvolta nel ritorno di giovani diocesi o famiglia religiosa viene messo da parte, come una parentesi della propria vita. Certo, la formazione serve sempre, rimane, però talvolta mi sembra che venga emarginata questa formazione per altre esigenze. Adesso farei tutt'altro. Ecco, Gaetano supera questo e contraddice questo, ma contraddice anche l'idea che chi fa lo studioso non possa avere un'attività pastorale. E probabilmente la sua capacità di penetrazione, anche sete di conoscenza, di lavoro storico, dipendeva anche dalla sua attività pastorale. Era suscitata anche da questo. Allora questo mi sembra il modo migliore per aprire, iniziare il suo ricordo. Perché queste due vocazioni si fondevano in un unico impegno che potrei definire di servizio alla verità degli esseri umani morti, la storia, e degli esseri umani vivi, il presente. Per questo motivo è stata, come dicevo, l'idea meritevole quella di recuperare questo scritto, metterlo a disposizione. Con tutti i limiti, chiaramente, di uno scritto che è interrotto per la sua malattia e la morte sopraggiunta. Ma loro devono essere anche consapevoli, come diocesi, che hanno fatto, come
dicevo, una scelta totalmente controcorrente. Oggi chi presta più attenzione agli storici e alle loro ricerche? Su questa è una domanda che non è solo mia, è una domanda che negli anni abbiamo insieme raccolto, io e Gaetano e altri colleghi. Siamo davanti alla dissoluzione del senso storico. Siamo circondati da molte presunte memorie e da nessuna storia. Il nostro mestiere, innanzitutto di insegnanti, rischia di scomparire, ma anche la ricerca è avvertita dalle istituzioni, sia pubbliche sia ecclesiali, come un peso, un inutile aggravio di spese. Siamo un tornante dell'umanità, secondo la definizione di Papa Francesco, nella quale la terza guerra mondiale pezzi ha mostrato tutta la sua realtà. In questa condizione l'invito ad occuparsi della storia si fa sempre più pressante e grave. E questa lezione non ce la dà uno storico, ce la dà lo stesso Papa. Se hanno letto, ma certo si tratta di un libro, spongono molte cose nella lettura, l'enciclica Fratelli Tutti, possono trovare al punto 13 la lezione per gli storici. Il Papa l'ha definita la fine della conoscenza storica. Punto numero 13. Il Papa sostiene: si favorisce una perdita del senso della storia che provoca ulteriore disgregazione. Si avverte la penetrazione culturale di una sorta di decostruzionismo, per cui la libertà umana pretende di costruire tutto a partire da zero. Restano in piedi il bisogno di consumare senza limiti, l'individualismo. In questo contesto si poneva un consiglio che ho dato a Giova. Se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, di non fare tesoro dell'esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che è passato, guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto, e possiate fidarvi solo della sua promessa, sottomettere i suoi piani. Tale scopo hanno bisogno di giovani che disprezzino la storia, che rifiutino la ricchezza spirituale umana che è stata tramandata attraverso le generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti. Dobbiamo dire che questa è la nostra condizione. Mentre la storia dovrebbe essere il luogo dei luoghi della teologia, e quindi della e per la Chiesa. Ma a me sembra che siamo molto lontani da cogliere l'urgenza. Don Gaetano a questo tema ha dedicato tutta la sua vita. Io cerco di spiegare ai miei colleghi, vedono, ma invano, che le generazioni che si susseguono nel tempo hanno sempre più un vuoto di conoscenza storica pressoché totale. Quelle che erano quelle minime conoscenze della mia generazione non esistono più. Il disorientamento è totale. Dico loro: proponete cose bellissime, alta teologia, costruite un palazzo eccezionale, ma non vi rendete conto che poggia sul nulla? Alla domanda che ponevo, oggi non faccio più questo, dei test per sapere quali erano le preconoscenze storiche. Alla domanda: ha mai sentito parlare di Luigi Sturzo? Devono sapere che il 95% dei miei studenti che hanno fatto già alcuni anni di teologia, dunque che non sono la media degli italiani, perché la media degli italiani non va all'università, studia teologia. Il 95% lascia in bianco questo ricordo. Qualcuno risponde in modo sbagliato, e uno come risponde?
Sì, professore, deve essere sicuramente esistito. Che l'ufficio postale del mio paese si trova in Piazza Sturzo. Questa è la realtà, potrei continuare con Dossetti, con Benedetto XV. Questa è un'emergenza grave, sociale ed ecclesiale al tempo stesso. Di questo dobbiamo essere consapevoli. La mancanza delle minime conoscenze storiche, per cui un'alta teologia, un'alta e raffinata esegesi, tutte cose eccezionali, poggiano però sul disorientamento totale, nel quale il Novecento è un vuoto, nel quale non esiste nulla se non appena appena il presente. La strage di Ustica sono state le Brigate Rosse. Moro. Sappiamo chi è e potrei continuare, ma questo era un elemento che condividevo, in qualche modo c'era condivisione con Gaetano ed l'emergenza nella quale ci trovavamo. E il XX secolo diceva, è un vuoto, mentre questa ignoranza storica è il vero nemico di ogni progetto di comunità e potrei dire rischia di diventare anche il progetto di chiesa, senza memoria. Che comunità si può costruire. E questo lo vedono anche a livello scolastico, le ore di storia di nascono, sono addirittura arrivati da istituti a un'ora sola, per la storia della Chiesa nelle facoltà teologiche, altro argomento, diviso con Gaetano, le ore sono così poche, io dico, aumentano i decenni, aumentano i papi, ma le ore restano sempre le stesse, nella storia contemporanea in particolare. Giusto per concludere, questo è un esempio che io sono andato a recuperare, non credendoci. C'è una trasmissione televisiva della quale ammetto l'ignoranza fino a qualche anno fa, non sapevo che esisteva, e si chiama L'Eredità, ma penso ci sia ancora. Il 13 dicembre del 2013, il concorrente fu posto la domanda su quanto Hitler fosse stato nominato cancelliere. Come sanno, siamo operato con quattro possibilità. Mentre nei test per patente, una è vera, due potrebbero essere, qui creano difficoltà, e una è parzialmente falsa. Qui invece vengono proposte quattro date: 1933, 1948, 1964, 1979. Anche a non conoscere la data esatta, però insomma. 79, 64, 48. La prima concorrente con sicurezza dice 1948. E resta sorpresa di aver sbagliato. Interviene il secondo candidato, 1964. Arriva la terza, 1979. Ma il bello è la quarta che risponde. Non sarà forse il 1934 che è rimasto solo qui? Ora è un episodio, ma questo ci deve, 33, ma questo ci lascia intendere, no? Il vuoto totale, disorientamento. Questo direi dobbiamo essere consapevoli perché, e anche qui vengo un elemento condiviso e che emerge da altri scritti di Gaetano. Non esiste memoria culturale capace di autodeterminarsi. Non nasce spontanea. Deve necessariamente fondarsi su mediatori e politiche mirate. Cioè non ci possiamo aspettare che la memoria culturale si generi da sola. Ha bisogno di sostegno. Ecco queste politiche, mediatori, politiche mirate, che deve trasformare la memoria individuale legata al vissuto, a una memoria culturale e a una memoria culturale possibilmente condivisa. E questa ignoranza storica dilagante non è un caso. Torno ancora a elementi di condivisione con Gaetano da colleghi. Cosa sosteneva Orwell nel 1984? Chi controlla il passato controlla il futuro. E chi controlla il futuro controlla anche il presente. Ma la disciplina storica è una disciplina molto pericolosa.
che la memoria si declina al presente, quale ne determina le modalità. Io dico subito agli studenti all'inizio del corso, state per affrontare, anche per accendere la loro attenzione, state per affrontare una disciplina molto pericolosa, perché è in grado di trasformare le vostre false certezze. I luoghi comuni che abbiamo assorbito, modificare questo. E siamo davanti all'offuscarsi della coscienza e della conoscenza storica della società. E tutto questo rischia di passare in modo inavvertito. Ma è un fenomeno diffuso in tutte le fasce sociali. Ma minaccia soprattutto le nuove generazioni. E minaccia di conseguenza la società, ma anche la Chiesa. Tre domande ricorrenti ci vengono poste, anche queste le ho condivise un po' nel tempo nelle conversazioni con Gaetano. Ci viene posta la prima domanda, a livello diffuso, ma anche a livello di comunità ecclesiale. Perché vi occupate di queste carte piene di potere? La seconda domanda, a che serve conservare le carte? E la terza domanda, e chi mai leggerà quelle carte e quello che scrivete sulle carte? Ma la risposta è molto semplice. Ed è molto semplice anche alla luce dell'insegnamento e della ricerca di Gaetano. Dentro le carte vi sono uomini e donne con le loro vite, le loro speranze, le loro debolezze e le loro grandezze. Hanno bisogno di noi per non scomparire definitivamente. E definitivamente significa per sempre. Ecco perché insieme allo storico c'è anche l'archivista, Gaetano Azzetto. Non il conservatore di carte, ma colui che è consapevole della responsabilità che quelle carte avevano nei nostri confronti. Per chi le aveva mantenute prima di noi. Io ho visto archivi diocesani devastanti, dove non si è più in grado di scrivere la storia di un vescovo. Perché un cancelliere una volta ha detto in una diocesi, il vescovo Don Deo, diocesi di Alife dell'Alto Casertano, una figura non secondaria, tra l'altro. Nel dopoguerra si trasferisce in uffici di curia e dice curia nuova, archivio nuovo, prende tutte le carte di Monsignor Dodeo e le brucia. Oggi ricostruire la vicenda di Monsignor Dodeo, vescovo di questa diocesi nel dopoguerra, che tanto però per far arrivare i salesiani, le camusiani, tutto il lavoro in scambio con i religiosi per vincere a venire in dopoguerra, ci può scrivere più. Di questo parlavo proprio con Gaetano, dicevo, guarda, ci sono archivi, sono ben consapevoli di tutto questo. Ma non è solo questo, perché grazie alle carte possiamo ricostruire una mentalità, e una mentalità religiosa, da comprendere all'interno della lunga durata, nelle sue permanenze e nelle sue trasformazioni. La storia non va confusa con la cronologia, che è una disciplina ausiliaria. La storia si occupa, la storia della Chiesa, si occupa di una mentalità religiosa, permanenza e trasformazione. E quando ci si occupa di una ricerca storica, occorre leggere le carte, sondare tutte le forze. Questo è l'esempio dell'avvio, sì, avvio e quasi conclusione di un lavoro nel quale le carte, col peso che hanno per lo storico, vanno ricercate, collezionate, studiate e poi elaborate all'interno di un testo che non è soltanto puro trascrivere le foto. Una volta commentavamo Gaetano, da lui inviti che entrambi avevamo ricevuto nella nostra vita a trattare di un peso o di un periodo storico, di una chiesa locale. Alla nostra richiesta
su quando la committenza si aspettava la consegna del lavoro. Incredibile questa coincidenza, vuol dire che c'è una uniformità. Ci siamo sentiti rispondere. Non si preoccupi, professore. Va bene anche il mese prossimo. Loro capiscono, come se si potesse scrivere su un vescovo, su un problema di una diocesi. In fondo, basterà anche un mese. I tempi dello storico sono i tempi della ricerca, e della ricerca fatta da un essere umano, non da una intelligenza artificiale. E questo è il punto nel quale siamo stati anche coinvolti insieme quando abbiamo lavorato al dizionario delle diocesi d'Italia, che poi lui con l'intelligenza e alcune ha trasformato anche nel dizionario delle diocesi della Sicilia. Ma lavoravamo in contemporanea, perché io facevo lo stesso in Campania. Lui è arrivato un po' prima, anche perché la Campania è un po' più difficile della Sicilia, nel senso che in Sicilia c'è anche una tradizione di storici, noi non riusciamo nemmeno a trovare gli storici che potessero scrivere, e dunque abbiamo realizzato insieme quasi, dizionario della Sicilia, lui e dizionario della Campania, io e il gruppo dell'Istituto di Storia del Cristianesimo di Napoli. Ma forse ci sarebbero adesso tante altre cose da dire, ma voglio fermarmi soltanto su un punto. Ecco allora, il senso del nostro mestiere di storici e del lavoro di Don Gaetano. Opporci al fenomeno diffuso dello scordare, nel senso di fare cadere dal cuore. Questo significa scordare, far cadere dal cuore della memoria di quelli che ci hanno preceduto. Ma la memoria non basta, occorre poi l'impegno dello storico, che non è solo il recupero della memoria, ma comprensione e interpretazione. Per chi leggerà queste prime pagine, prime 100 o 200 pagine, vedrà il senso dell'interpretazione, ma anche la fatica dell'interpretazione che deve fare. Ovviamente tutto sempre rivedibile, perché nessuno storico può dire questa è l'interpretazione definitiva, è sempre sul piano delle ipotesi, ma ipotesi direi irragionate. E nel senso poi di Dusbert e di ciò che viene recuperato, realmente la figura che Gaetano fa emergere, offre a noi, è straordinaria. Pur ovviamente con i limiti di una figura dell'Ottocento, non è un vescovo come un prete sociale del dopo Re Romano, muore appena qualche anno dopo. Tuttavia però vorrei considerare che questo religioso, questo benedettino, dà una lezione straordinaria e Gaetano lo fa emergere in tempi difficili come quelli della questione romana, della pre-questione romana, delle contrapposizioni terribili, pur senza far venire meno la piena adesione alla posizione di Pio IX e di un certo intransigentismo, ma il suo è un intransigentismo, come Gaetano mostra, di grande intelligenza e di grande capacità di mediazione, e anche di comprensione dei segni dei tempi, di quei tempi che ci torna indietro. Non è l'intransigentismo di coloro che pretendevano il ritorno allo Stato Pontificio. E questo Gaetano ha il merito di farlo emergere, di far conoscere questa figura che, come conoscenza diffusa, rischia di rimanere in ombra, perché prende il suo andamento una divisione molto netta. Io no, intransigente, dall'altro lato, liberale, no. Storia è così, ci sono sfumature, sono figure di mediazione e lui è proprio una di queste. Gaetano ci offre questo e ci offre anche però il rigore, non la severità, ma il rigore di questo Benedettino che mette da parte anche certe pompe, certi fasti che si vivevano allora nella figura del vescovo, di una certa corte, di una certa curia. Invece tutto è molto ridotto al minimo indispensabile, quando anche nella
rifiuto della solenne accoglienza imposto a Patrizia, che cittadino, il nuovo abate offriva, poi un autoricevimento, elimina tutte queste cose. E elimina la fastosità esterna della festa del Santo Chiodo, che si conservava in monastero, e che era la seconda festa cittadina, lo sappiamo. Proibì il pranzo di etichetta, volle mangiare il refettorio secondo ciò che era consueto in quel giorno. Sono tutti segnali di una figura straordinaria, ma direi anche una figura attuale, attualissima per queste scene. E anche la sua disciplina nella gestione dei beni del monastero, nella condivisione con i poveri. Questi sono segni straordinari. In quell'epoca siamo davvero davanti a una rottura, la figura di vescovo, che ritorna costantemente su questo punto della condivisione, secondo la tradizione benedettina, del primato innanzitutto dei poveri. Quindi esempi numerosissimi, ne ho raccolti molti, i tempi sono quasi finiti, anzi è già finito, e ti ringrazio Arianna per la tua dolcezza, ma non aggiungo altro. Alla nota 100, questo lo sottolineo, i curatori giustamente passano in rassegna tutto ciò che è rimasto sospeso, bell'elenco, e poi, come ricordava l'abate, ci sono questi 12 punti che devono essere ancora sviluppati. E questo non ci fermo nemmeno, voglio soltanto arrivare alla conclusione di questo intervento un po' più lungo, ma è sempre bene prepararsi a come voi, grazie. E bisogna sempre preparare qualcosa in più, perché non si sa mai. Un relatore non viene, pronto, vorrei concludere con questo. Ecco, noi, come ho detto all'inizio, siamo in questa grande crisi, insomma, e mi sembra davvero che Gaetano ci indica con la testimonianza, ripeto, di presbitero e di storico al tempo stesso, ci indica la strada, ma la indica anche al laico, il laico che pensa di fare soltanto lo studioso, e rinuncia a quella che invece ha una testimonianza diretta, direi anche pastorale, anche per lui. E in questa crisi però dobbiamo dire che occorre fare argine alla pretesa di rendere la storia supina e funzionale alle logiche di tutti i poteri e alla invasività delle memorie totalizzanti. Resta a noi storici un compito, con la presunzione di parlare in questo anche a nome di Gaetano. Un compito. Non è il tempo delle nostalgie per quel regime di cristianità che stringeva alleanza con i poteri e sosteneva la restaurazione con ogni forma di repressione. Io ho dei colleghi che dicono: il primo amore non si scorda mai. Io penso che è stato innamorato e poi è diventato prete. La restaurazione è il mio amore, ma canto amore, è il caso. Gregorio Leone XII, il mio modello di Papa, è chiaro, se è il modello di Papa Leone XII, nel Papa Francesco non c'è speranza, perché siamo su amori completamente diversi. Ma non siamo nell'Ottocento, Santa Pace aggiorna il calendario, sono passati 2 secoli, e abbiamo bisogno di una nuova stagione di ricerche di didattica che, partendo dagli archivi e dalle fonti, faccia tesoro proprio del magistero del professor Gaetano Zippo e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, e restituisca dignità ed entusiasmo alla nostra disciplina, che molti preferirebbero in carta pecorita e segnata dalla muffa di sintesi già scritta. Occorre superare questo rischio, coinvolgere giovani, nuove menti, e mi rallegro di quello che ha detto, degli studi che stanno facendo su alcune delle piste di Gaetano sospese, mostrare ai giovani il fascino della storia come studio critico dei processi. Facendo questo, e mi rivolgo al vescovo, che adesso pubblicamente ringrazio per questo invito, facendo questo potremo rendere un servizio alla cultura e alla società. E di conseguenza, sottolineo di conseguenza,
evidentemente rendere un servizio alla Chiesa, perché rendere un servizio alla cultura, alla società, è rendere un servizio alla Chiesa. Alla Chiesa e alla sua missione di evangelizzazione nel mondo. Ringraziamento vivo al professore Tanzarella per queste riflessioni, anche per aver colto alla base di questo testo quella dinamica emozionale che ha caratterizzato gli studi e anche il lavoro di Gaetano Zito. Una lettura sicuramente mi permette di definire profetica dell'Episcopato del Dusmet, perché lega la storia della Chiesa al locale Etnea a doppio filo con la storia della città, e questo credo che sia poi in estrema sintesi il senso dell'operazione durata un po' tutta la sua vita, nella sua vita di studioso e di storico e anche di archivista attento. E do subito la parola al nostro arcivescovo per una breve conclusione. Ringrazio tutti quanti voi per la presenza, soprattutto con il signor Milito che vedo qui presente in mezzo a noi e il signor prefetto e ringrazio davvero il professor Sergio Tanzarella per aver accettato. Ho ritenuto quando è stato proposto una rosa di nomi che fosse lui la persona più idonea come storico presentarci a grandi linee un testo che diventa per noi motivo di lettura, di studio e di studio per gli studiosi a loro volta perché è ricco di forza. Ho accolto molto volentieri l'invito della famiglia, della sorella di Don Gaetano, Antonelli, di padre Alfio Russo, esecutore testamentario, e la disponibilità Monsignor Salvatore Consoli, di padre Cecilia Lamela, di padre dell'abate Vittorio Vizzone a curare. Si attendeva ormai da anni questa pubblicazione e si temeva che passasse altro tempo perché vedesse la luce. Eccoci qui e la presentiamo nel giorno in cui Don Gaetano avrebbe compiuto 70 anni. Avrebbe compiuto 70 anni. Oggi lui vive altri dies natalis, che sono quelli della sua nascita a questo mondo, però lo ricordiamo con gratitudine. Quattro semplici cose. La prima, perché la diocesi pubblica un testo di questo genere? E perché io auspico ci sia una ricerca molto ordinata sulla storia di Catania, così come tante diocesi hanno. Anzitutto per non disperdere questo patrimonio di studio, patrimonio di studio che Monsignor Zito non ha tenuto mai sempre solo per sé, ma è diventato motivo di discussione e di crescita culturale. Il famoso Circulus et Calamus fecerunt me doctorem, penso che l'abbia incarnato davvero. Il presbitero, lo storico, che ha consegnato alla diocesi questo progetto, che viene messo nelle nostre mani. E noi come diocesi abbiamo un bisogno, nell'ottica proprio delle conclusioni di cui parlava il professor Tanzarella, di leggere la nostra storia, non semplicemente le memorie, ma una storia in una maniera critica, in una maniera tale che ci faccia crescere nel momento presente. Ho accolto con molto entusiasmo questo progetto e spero davvero che si continui, se permette anche con un debito di riconoscenza a chi mi ha formato ad amare la storia, un grande amico di Monsignor Zito, Monsignor Salvatore Palese, che è stato prima mio formatore nel Pontificio Seminario Regionale di Molfetta e poi carissimo amico. L'ho sentito proprio questa mattina. E Monsignor Zito lascia questo testo, ma lascia anche una grande autorevolezza che viene dalla qualità del suo modo di vivere il ministero, non solo dalla qualità degli studi, dalla sua testimonianza che non ha mai celato
la sua idea, la sua appartenenza, il suo modo di essere, anche in ambiti molto larghi. Appena si entra nella nostra Università degli Studi, Monastero dei Benedettini, c'è un quadro che lo ritrae, che l'università, alcuni docenti hanno voluto che fosse posto lì, in luogo largo. Allora vedete, se ci fossero state solo gli studi e non ci fosse stata questa testimonianza di vita e questa autorevolezza, molto probabilmente questa chiesa oggi sarebbe vuota. C'è l'una e c'è l'altra cosa. C'è la qualità di un ministero, la qualità di uno studioso. Secondo, andiamo adesso sull'autore che possiamo dire ha innamorato fin dalla giovinezza, Don Gaetano Zitto, che di Catania non era, ma a Catania era approdato, era di Troino. Ecco, mi fa pensare la figura del Dusmet, alla figura di grandi vescovi benedettini. Lui è stato il primo, se vogliamo, almeno per la mia conoscenza storica limitata, ma penso a quel grande monaco benedettino che è stato l'arcivescovo di Milano, Schuster. E penso a quel grande benedettino che è stato arcivescovo di Bari Pitolo, Mariano Malgrassi. Persone che hanno coniugato sempre un grande amore alla loro regola e alla loro spiritualità benedettina, hanno saputo coniugarla con un ministero pastorale. Sembrano a volte cose in contraddizione. Sono le contraddizioni che leggiamo nella regola pastorale di San Gregorio Magno, che vorrebbe, ecco, ritornare nel chiostro, ma sente di essere chiamato ad altro. Perché quando una persona consegna le sue mani, la sua vita nelle mani di Dio, ecco, o monaco benedettino, o chiamato ad esercitare il ministero episcopale, mantiene sempre, la stessa qualità, possiamo dire, di vita e di donazione. E secondo, il Dusmet, terzo punto, scusate, il Dusmet, come ogni vescovo che cerca, che si sforza di vivere il suo ministero, ha plasmato questa Chiesa. Credo che due realtà, o meglio due sorgenti, aiutino una Chiesa ad essere plasmata: i sinodi e i vescovi. I sinodi, i primi sinodi di Catania, sono molto lontani dal Dusmet, sono del tempo di Bonadies, un altro grande vescovo. Ci sarà un sinodo decisivo, quello di Frangicanal. Però, senza aver fatto un sinodo, avendo visto per bene le visite pastorali, con il suo modo di essere presente, un momento di passaggio nel quale egli non si è rifugiato nel passato e non ha sognato chissà quale altro moto, o quale altro ritorno ai fasti dello Stato Pontificio, ecco, il Dusmet ha plasmato la vita di questa Chiesa. Questa Chiesa non potrebbe essere quella che è senza l'impronta che gli ha dato il Dusmet, sotto tantissimi aspetti, che vanno dal magistero, che vanno dalle festività catalane, dalla presenza dei religiosi e delle religiose, dalla spiccata sensibilità educativa che si è potuta curare grazie alla presenza dei salesiani, delle figlie di Maria Ausiliatrice e degli ordini religiosi, delle congregazioni che egli ha avuto lì. Ha plasmato la vita di una chiesa e anche di un presbiterio, perché i riferimenti che hanno passato, ho sentito ad esempio a Tullio Allegra, ecco, sono riferimenti ad una visione. Certo, ecco, non abbiamo in lui, come ha ben detto il professor Tanzarella, il vescovo sociale, perché siamo ancora lontani da quella sensibilità che magari altrove, dopo la Rerum Novarum, o forse precorrendo in alcuni casi la Rerum Novarum, ha inciso col concetto il laicato. E infine, noi abbiamo da raccogliere
da questa vicenda, sia dall'attenzione di Gaetano Zito alla storia, sia dal Dusmet che ha plasmato la nostra vita ecclesiale con il suo ministero, abbiamo molto da raccogliere, ma da tradurre nel nostro tempo. Oggi il Dusmet sarebbe stata una persona eccezionale, avrebbe vissuto secondo lo stile del nostro tempo, avrebbe incarnato determinate visioni e certamente si sarebbe sentito, credo, molto a suo agio, soprattutto per quanto riguarda le scelte dei popoli. E io voglio concludere con la citazione che finalmente ho trovato nella sua interezza di quella famosa frase che tutti ripetono e che abbiamo sotto il monumento, verità non molto artistico perché fa parte di un periodo storico che amava le cose squadrate piuttosto che molta armonia, che si trova di fronte alla chiesa di San Francesco a Livorno. L'esordio della sua prima lettera pastorale. Ve lo voglio leggere perché forse non tutti lo conosciamo nella sua interezza. Alla classe elevata del nostro gregge, alla classe soprattutto che discute e scrive e cammina sempre e arriva mai, era la gente, erano i frequentatori dello studium sicuro, dell'università, erano i grandi scrittori della Catania di quel tempo, che certo, ecco, non davano un'immagine bellissima della vita religiosa. E cammina sempre, arriva mai a quel meglio dietro cui si piana e si precipita a capofitto, facciamo un solo invito. Venite ad me, omnes. Le sale del nostro episcopio sono aperte per voi. Là, se vi piace, converseremo insieme. Vi falleremo apertamente come amico che fa bella ad amico. Non so se tutti quegli studiosi dell'epoca liberale almeno qualcuno abbia accolto questo invito. Secondo, l'altra classe del popolo più numeroso che non scrive, non comprende le teorie del giorno, ma domanda pane e fede. Oh, si affidi pure tutta intera al nostro amore di pane. Sin quando avremo un panettello lo divideremo col povero. La nostra porta per ogni misero che soffre sarà sempre aperta. Ma la fede, il nostro buon popolo vuol conservare la fede. E incombe a noi che la gli si consente. L'attenzione al dotto, l'attenzione al povero che ha bisogno di pane, ma l'attenzione ad entrambi che hanno bisogno di fede. Il Dusmet ha cercato di dare queste tre cose nel suo ministero e ha plasmato per un bel tratto di strada la storia della nostra cara Chiesa di Catania. Grazie. E grazie a Madre Ara. Sera a tutti, buon compleanno Gaetano, buon compleanno Monsignor Zito, buon compleanno Professor Gaetano.